Le metamorfosi della gioia. Sono i momenti a tornare come soldati dal fronte. L'amore non dice addio. Perché mai cadevano le cose? Orde di guerrieri mongoli attaccarono Caffa, cadaveri appestati, catapultati, e la vittoria si tramutò in un disastro. Lo spazio accanto è espressione, lo stritolamento dei minuti, mentre crollano gli armadi in frantumi al pavimento. Si rimarrebbe in silenzio ad ascoltare la reazione di tutto il corpo unito, fidandosi del buio. È così l'addio di ogni giorno, la piccola morte che si ripete mattina e poi sera, scorrendo il paesaggio che si ripete, piccoli respiri sulla terra, piccoli respiri senza percorrere quella morte che si ripete. Poi quando si torna c'è ancora il cielo, poi quando si torna c'è ancora un cielo. E colori come occhi, sbavature in curva mentre si discende come rosso sul braccio che avanza. Leviamo lo sguardo agli aeroplani ed è mattina da qualche altra parte. E quindi, se hai le mani a coppetta, dici può piovere dentro di tutto, i sassolini che ti guardi, finché camminando scricchioli. Lo zucchero mentre fuoriesce dai barattoli del mattino lucidi, perché le mani ti ricordano quando hai nuotato al largo la prima volta e poi lo raccontavi. Memoria delle stelle. Abbiamo costruito una stella in miniatura, ben presto essa ebbe compagni. Non ci sarebbero i pianeti, le stelle, la Terra, solo nuvole di gas perfettamente diffuse come biglie sul pavimento. Ma per buona sorte la perfezione non esiste. Ci espandiamo raffreddandoci, così si diradano le nebbie, così abitiamo le nostre polveri. 14 miliardi di anni, in meno di un minuto. La massa agisce ad altissima velocità. Quanto piccola dovrebbe essere la Terra per morire? Corpo instabile, scossa da violenti spasmi, il nucleo così pulsante da poter solo continuare a crollare su se stesso e tutta la massa resterebbe ancora inalterata. Continuerà ad esistere l'universo per almeno altri 28 milioni di anni. Da vicini siamo blu, poi ci allontaniamo nel rosso. Convergiamo su tavole igienizzate quando la luce non c'era ancora. Per quanto possa sembrare strano, abbiamo da imparare che il tempo non esiste, è solo il dentro che si espande. C'è sempre un silenzio quando ci si mostra e fuori è pomeriggio. Io, ad esempio, non trovo parole per il pomeriggio. Davanti o accanto mi perdo nel dire o non dire, o anche solo pensare qualcosa in risposta agli occhi, alle attese. E tutto questo volare dagli uni agli altri, da te a me, che è libero, incosciente. È un movimento che ci potrebbe anche portare a lasciarlo fare più vicini. Tu che guardi in su verso un cielo di spazi e vuoti dai giorni passati, lentamente ritroviamo parole, lentamente guardiamo in su tutte queste stelle e le distanze. E le distanze solo per vedere quello che è il nostro passato da accordare, accordare a una luna che
che è sparsa di stelle, sparsa di stelle, lasciarsi andare, lasciarsi liberi, lasciarsi andare. Viviamo negli spazi vuoti, viviamo negli spazi vuoti, viviamo negli spazi vuoti. Grazie.